Buon pomeriggio amici della Pallamano, benvenuti qui nella palestra Zizzi, giornata numero 11 della Serie Beretta 2021. Si stanno per affrontare Junior Fasano e Cassano Magnago. Di fronte a noi la capolista in casacca azzurra, pantaloncini bianchi, maglia tradizionale amaranto con inserti neri per il Cassano Magnago. Qui al mio fianco in posizione di commento Ronzo Lorusso, benvenuto Ronzo. Amici telespettatori, buon pomeriggio, un cordiale buon pomeriggio dalla palestra Franco Zizzi di Fasano. Allora andiamo subito a leggere le formazioni che stanno scendendo in campo: Cassano Magnago con Morciardini e Riva ai due portieri, poi Lazzari, la Bruna Branca, Bassanese, Salvati, Kabir, Bragion, Dori, Odecio, Vicentin, Mazza e Capitan Milovanovic, allenatore Davide Kolec. La Junior risponde con Fovio e Vinci, i due portieri, poi Daniele Vinci, poi c'è l'esordiente Vito Vinci col numero 8, La Padula, Angiolini, Franceschetti, Grassi, Yersan, Pugliese, Iortembo, Pinto, Sperti, Boggia, Notarangelo, Bearevic, Capitan Messina, allenatore Francesco Ancona, arbitri signori Simone e Monitillo, arbitri praticamente pugliesi. Oronzo, è una gara importante per la Junior che viene da una grandissima vittoria a Sassari e deve confermarsi anche per arrivare al top al derby di sabato prossimo. Sì, la Junior non deve far altro che confermare, appunto come hai ben detto Antonio, la sua forza, non deve peccare di presunzione, quindi deve rimanere ben concentrata per tutto l'incontro, in quanto Cassano Magnago è una squadra che comunque saprà dire la sua. Giunta qui in Puglia con una formazione rimaneggiata, però resta sempre una formazione da non sottovalutare, in quanto esprimono una buona pallamano. Sì, esatto, una formazione giovane, non tanto inizia in questo momento l'incontro con il Cassano Magnago in attacco. Tra i pali abbiamo Riva, poi vediamo Bragion, Dorio rispettivamente da sinistra verso destra, poi in posizione di centrale in questo momento con il numero 30 Bassanese, poi c'è la Bruna e pivot abbiamo invece con il numero 44 Kabir e infine Giacomo Decio in posizione di ala destra. La Junior che invece difende con Vito Fovio, Sperti, Pugliese, Franceschetti, Bearic, Angiolini, Messina in questa prima difesa, mentre c'è già un fallo commesso, cioè subito da Dorio. Vediamo la Bruna, la Dorio. Ancora Dorio esce, molto attivo in fase di movimento, però ruba palla subito la Junior con Franceschetti che lancia, Capitan Messina, Messina contro Riva ed è subito 1-0 Junior Fasano. Classica azione della Junior, palla rubata subito in prima fase verso il gol. Bene a difendere la Junior e a ricostruire immediatamente un'azione di contropiede dove il Capitan Messina non si è fatto pregare per realizzare la prima rete. Sì, tra le file del Cassano Magnago c'è anche il miglior realizzatore del torneo finora, che è Federico Mazza. Per la Junior poi andremo a vedere, c'è Yersam che insegue, però stando in commento
Vediamo ancora il Cassano Magnago che prova a cercare un varco. Palla all'ala, dall'altra parte, però non c'è spazio. Prova ad accelerare Dorio, para coi piedi Fovio, poi ancora Fovio dice di no al numero 73, ospite dall'altra parte pugliese, una grandissima rete. 2-0 Junior, inizio brillante. Ripresa veloce da parte di Cassano Magnago, che tenta il contropiede ma viene fermato da Bearevic, che si impone sull'azione d'attacco. Un'ottima realizzazione quella di Davide Pugliese, Antonio, che ha realizzato un gol stupendo. Questo ragazzo ormai possiamo, un veterano, possiamo definirlo ormai un veterano, una sicurezza per la Junior. Tra l'altro è sotto gli occhi di Gabriel De Santis, che è giunto qui in Puglia ancora alla ripresa col recupero del lungo infortunio che purtroppo lo ha colpito nella scorsa primavera, però è arrivato qui per terminare la fase di riabilitazione, si spera dal gennaio, dal rientro dopo le vacanze natalizie, quindi dalla prima di ritorno, di averlo a disposizione. Mentre c'è già il braccio alzato del passivo, vogliono imprimere un ritmo anche gli stessi arbitri, è importante. E poi il muro di Beric con la volto, però infatti viene fermato subito il tempo. Non è ovviamente volontaria questa situazione, con Beric che si è immolato sulla conclusione di Dorio. Si scambiano il 5, i due. Sono tre passaggi da fare prima della fine dell'azione. Intanto non rispetta le distanze il muro della Junior, viene chiesto di fermare anche il tempo. C'è sempre il braccio alzato del passivo, vediamo Dorio, deve tirare per forza in questa occasione, infatti c'è un solo passaggio e poi deve andare al tiro il Cassano. Termina così, è ancora un'ottima difesa la Junior per indurre a fischiare la fine dell'azione. Intanto Jolsam pesca Sperti e poi c'è la parata di Riva, non era facile, l'angolo quasi zero, Ronzo. Eh no, però Sperti ci ha abituati a delle cose impossibili. È stato un po' sfortunato, però anche perché ha realizzato diciamo al volo e quindi non poteva far di meglio. Comunque buona azione a parte della Junior. Sì, diciamo che non era il passaggio migliore, era già schiacciato poi su un passo praticamente per andare al tiro. Difficile coordinarsi per al meglio, però è il Cassano che ora attacca cercando di sbloccare la situazione, però il passaggio di Dorio per il pivot è completamente fuori misura e Foglio può abbrancare la sfera e passare ad Angiolini, che ha diversi metri avanti a sé, poi anche lui sbaglia la misura del passaggio di Franceschetti, violenta, lo colpisce praticamente. Ora ha spazio per la ripartenza il Cassano, però forse ha sbagliato, doveva passare la palla in questo caso, poteva tentare la realizzazione, però sì, era uno contro due, c'era liberissimo il pivot, anche se fuori mano. In questo caso poteva giocarla meglio la ripartenza del Cassano, che però può ancora attaccare. Forse c'è un errore sulla numerazione che abbiamo a nostra disposizione, perché abbiamo col il 27 la Bruna. Comunque attacca ora con Dorio, ma Fovio nei primi 5 minuti ha deciso di non concedere alcun varco e si prende gli applausi della palestra Zizzi, mentre Pugliese scarica per Angiolini, che poi da Dyerstam finta il passaggio al pivot, poi fa tutto da solo, il muro di Decio, questa volta di Dorio, questa volta è decisivo, palla sulla traversa. Messina che va a rimettere in gioco Angiolini, Dyerstam, Pugliese chiama lo schema, Dyerstam, ancora Pugliese, Jurstam, Sperti, Angiolini, finge il passaggio, poi anche lui è molto bravo a tirare sul muro, realizzare la rete numero 3 di questa Juno, che ha iniziato molto bene il match. Ottima realizzazione da parte di Filippo Angiolini, che ha realizzato un'ottima rete portando la Junior sul 3-0. Ora è Cassano che costruisce l'azione di gioco con il centrale, sì, Bassanese. Incrocia col terzino destro, scarica su Dorio. Ma non c'è spazio
per il centrale del Cassano. C'è ancora il braccio alzato del passivo e poi c'è la prima marcatura del Cassano con questo incrocio. Si è trovato dall'altra parte il numero 27 e ha siglato il gol. Poi pugliese Yerstam che non riesce a passarla a Teo Messina, viene fermato bene questa volta dalla reattiva difesa ospite, ma è ancora in gioco a fuori dall'uno il pallone con pugliese. Sperti ora rallenta un po' i ritmi la Junior. Yerstam detta a Franceschetti il posizionamento, esce dalla linea dei 6 metri ed è Freo Messina che invece va a raddoppiare in posizione di pivot. Yerstam carica Pugliese che a sua volta per Angioni che prova da sotto le gambe praticamente a Freo Messina, però con il piede. C'è l'intervento ovviamente involontario del difensore ospite, si tratta di Decio. E c'è ora il passivo anche per la Junior con Pugliese che ha un po' di spazio per servire Sperti che ancora una volta non riesce a trovare l'intuizione decisiva. Bravo Riva a smorzare il pallone a tagliarlo sulla traversa e il Cassano può accorciare nuovamente con questo attacco. Poi inflazione di passi, Angiolini riparte, la posizione non è rispettata, c'è da riprendere. È molto al limite questa infrazione, Orozzo. No, infrazione di passi c'era, sì, sì. Giusto anche la correzione della posizione in quanto è stata battuta la posizione non idonea. Intanto invenzione di Yerstam che praticamente da dietro la metà campo, passaggio forte diretto nelle mani di Franceschetti che approfitta anche di una dormita della difesa. Bravissimo del Cassano, Emiliano, sì. Franceschetti a realizzare per la Junior Fasano. Sì, si era addormentata qui la difesa. Sono quei passaggi che non ti aspetti, quindi la palla è lontana, difesa non concentrata abbastanza, quindi bravo ad approfittarne, bravo ad approfittarne appunto la Junior e realizzare la rete. Ora è ancora Cassano Magnano che costruisce. C'è il muro da parte di Bearevic. E possesso che resta al Cassano. Ancora Dorio. Numero 27 del Cassano subisce una spinta di Bearevic, c'è il giallo per lui, anzi è per Angiolini che è autore della spinta. Kabir riprende il gioco, vediamo il Cassano che prova a cercare Varchi. Però Fovio nega ancora il gol al 27 del Cassano. Da parte Angiolini, Pugliese scarica Franceschetti che bravissimo trova la rete Davide Pugliese, e bravo. C'è anche il giallo per il 27 che crediamo sia Mazza, nonostante abbiamo segnato non so l'effetto la Bruna. Poi c'è lo sfondo di lo stesso Mazza e poi non lascia il pallone, rischia anche l'esclusione temporanea. Viene perdonato questa volta, ma c'erano i limiti forse. Un po' di astuzia da parte dei giocatori che tentano sempre di ritardare la ripresa, naturalmente se lo fanno in maniera molto evidente a quel punto l'arbitro non può fare altro che mandare fuori il giocatore per 2 minuti. Forse sono ancora presto per dare una punizione del genere. No, diciamo abbastanza bravo il giocatore a mascherare appunto questo con una perdita di equilibrio. Infatti Angiolini scambia con Pugliese, Sperti è andato a posizionarsi come secondo pivot. Angiolini fa tutto da solo, poi ci potevano essere anche segni per un fallo, non viene segnalato. Poi Flavio Messina che recupera palla, grande serve Angiolini Flavio. Vediamo se si tramuta in rete questo gol. Ci perdoni Angiolini, però è abbastanza di Capitan Messina. Un gran recupero da parte di Flavio Messina che ha immediatamente servito un'ottima palla dove non poteva fare altro appunto che realizzare la rete del 6-1 per la Junior. Sì, intanto Kolec subito costretto di fatto a chiamare il timeout e ci concediamo una breve pausa.
terminato il time out, 6-1 il parziale dopo 10 minuti di gioco. Kolec che è stato subito costretto a cercare di dare una strigliata ai suoi, riprende ora il match. Non ci sono però cambi in questo momento, se non l'ingresso di Visentin al posto di Labruna. Anzi, Labruna è ancora in campo, però vediamo ancora Labruna proprio in questo momento. C'è il fallo che ha messo da Bearevic su Dorio. Visentin, Labruna, Kabir, Labruna, Dorio. Difficoltoso il controllo da parte di Visentin, c'è subito il braccio alzato del passivo. Buona la finta di Dorio che poi subisce fallo al momento del tiro. Non ha molto spazio ancora d'azione il Cassano. Vediamo Labruna se va al tiro lui, la deviazione è smorzata dalla barriera con Sperti che viene subito servito da Vito Fovio che trova ancora la parata di Riva e fino adesso è 1-0-3 a favore del portiere ospite che non ha trovato la missione sugli altri ma su Sperti che è uno dei migliori realizzatori del torneo. Sì, tanto c'è da asciugare probabilmente il parquet, vediamo fermato il cronometro. Bravo, molto bravo questa volta Riva. Sì, ha atteso che Sperti appunto si allargasse e poi è andato a chiudere sul primo palo e purtroppo giornata no per Sperti. Sperti che ci ha abituato a dei gol strepitosi oggi non riesce, si riscatterà molto presto, ne sono certo. Antonio, si è intanto ripreso il gioco in questo momento dopo l'interruzione per asciugare il parquet. Vediamo il Cassano che prova a manovrare, ma deve fare tutto da solo Labruna, trova il varco questa volta decisivo. La Junior che ha ripreso in maniera rapida e Riva dice no a Sperti, ad Angiolini ovviamente. Quindi momento positivo questa volta per il Cassano che per due circostanze riesce ad evitare la marcatura bianca-azzurra. Vediamo se tramuterà anche un mini break di 0-2 ora, anche se abbiamo osservato anche l'occasione del gol precedente, fatica a trovare varchi il Cassano. Sì, una Junior molto ben concentrata in difesa, dove ancora in contropiede la Junior con Davide Pugliese che realizza la rete del 7-2. Dicevo, una Junior ben concentrata in difesa dove il Cassano Magnago non riesce a passare. Bravissimo oggi Pugliese anche in fase difensiva oltre che in fase offensiva, dove con la collaborazione anche di Franceschetti è riuscito a chiudere e quindi ripartire con un'azione di contropiede. Sì, veramente poi la pallamano alla difesa è fondamentale, quindi farla così è sempre un passo in più verso l'intera posta in palio. Ovviamente è ancora lunga la gara, è evidentissimo qua il fallo di Visenti che proprio appoggia palesemente la mano sul petto di Angiolini. Le Pugliese che è in transizione, serve Angiolini che a sua volta scarica Franceschetti, però ha attraversato l'area, giudiziale, però ancora Pugliese, onnipresente, lo avevi appena detto, veramente. Bravo, bravo, bravo oggi Davide. Più delle altre partite oggi si sta mettendo in mostra in maniera esponenziale sia in attacco che in difesa. Ora Junior che ricostruisce una nuova azione d'attacco con Yarstam che scarica su Filippo Angiolini, capita a Messina, ancora Yarstam, Davide Pugliese, Yarstam ancora che organizza, c'è il taglio di Franceschetti, scarica su Angiolini, Angiolini per Pugliese, grande realizzazione di Davide. Davide oggi sì, fino adesso indubbiamente il migliore sul parquet, sotto tutti i punti di vista. Speriamo ovviamente che continui sempre più. 8-2 il parziale al 14esimo, è quasi già partita in ghiaccio, anche se manca un'eternità, però dopo un quarto di match con questo sì, andamento Cassano Magnago non riesce ancora a venire fuori con il suo gioco. C'è da dire che deve fare i conti con sì, un'ottima difesa pesantissima, e sì. Quindi quando hai un'ottima difesa di fronte non è facile esprimere e quindi realizzare gli schemi di gioco.
Infrazione ora, di passi, sì, ora rilevata passi, dall'arbitro che fischia tiro di punizione per la Junior, che si porta in avanti con gli Arsam, scarica su Pugliese. Pugliese 1 contro 1, scarica ancora su Yarsam. Filippo Angiolini che commette palo volta, di sfondamento. Sì. Riparte immediatamente Cassano Magnago. E l'aveva toccata Foglio della circostanza, peccato. Però bravo a sua volta Bragion a tramutare in rete questa ripartenza veloce. C'era forse quasi, la... Foglio sì. C'era quasi, eh. Infatti ricrimina con se stesso. Qui chiederei un attimo l'intervento a Patrizia Ancone, la portiera a portiere, no? Questo Vito Foglio è eterno. È intramontabile, sembra un ventenne all'inizio della sua carriera, però che ormai Vito è leggenda, Vito è la pallamano in Italia. Ho avuto la fortuna di averlo visto sin dall'inizio, no? Lui ha avuto una grande passione, era da piccolo era convinto di diventare il più forte portiere d'Italia e ha mantenuto la promessa. E non c'è più nulla da dire su Vito, insomma, parla il campo. Ringraziamo Patrizia Ancona, ex portiere della Junior. Intanto abbiamo visto una conclusione di Jernstam parata dal portiere da Riva, poi Franceschetti si è piombato sulla respinta e ha subito fallo. Braccio alzato del passivo con Jernstam che serve Esperti, che si prende il 7 metri e implica anche induce anche l'arbitro a dare i 2 minuti accettati con la massima diciamo sportività da parte di Bragion, che si era reso conto di aver fatto un fallo evitabile, anche pericoloso. Tanto parentesi simpatico, Jernstam che deve evitare praticamente l'avversario. Jernstam che batte sul fischio, praticamente impedisce anche al portiere ospite di sistemarsi. E ora clean sheet, o meglio porta vuota per il Cassano, che prova con l'ingresso di, con il ritorno in campo di Bassanese anche al posto di Riva ad attaccare a pieno organico. Serie di incroci nell'attacco del Cassano, ma Junior che in difesa resta attivo. Intanto rientra Riva tra i pali dall'altra parte e poi c'è la rete di Dorio, che riesce a inserirsi bene, a ipnotizzare con questa lunghissima serie di incroci la difesa della Junior e a trovare la rete numero 4 del Cassano. Forse è la prima volta che riescono con un'azione costruita a trovare uno spazio ben cioè voluto. È stato abbastanza bravo a liberarsi sulla sua sinistra con uno contro uno e a scaricare sulla destra di Fovio con un tiro ben angolato, ottima realizzazione da parte di Dorio. Intanto c'è 7 metri, c'era l'invasione di Franceschetti, ma aveva subito la spinta, aveva subito la rete, però è annullata, diciamo così. Sì, l'arbitro ha mimato che prima di lasciar parla Franceschetti ha fatto invasione, però essendoci il fallo, quindi di conseguenza non poteva far altro che fischiare il tiro da 7 metri concluso magistralmente da Yastam, che realizza la rete del 10-4 per la Junior Fasano. Più 6 sì, sempre il parziale a favore della Junior. Fasano che non riesce a venire fuori da questa situazione e quindi Junior che allunga sempre più sulla squadra. Ah sì, in proiezione continuando così si va sulle 40 reti realizzate o subite a seconda del punto di vista dal Cassano, che comunque è parecchio, quindi anche in difesa non riesce a trovare proprio le misure il Cassano, mentre Dorio ha fatto benissimo prima, adesso invece è piuttosto ingenuo nel combattere di passi. Poi bravo la Bruna a intercettare il passaggio frettoloso forse della Junior, che voleva ripartire. Sì, di nuovo è stato in prima abbastanza fase. Bravo la Bruna appunto ad intercettare e quindi evitare che la Junior potesse giungere ancora al tiro. Ora è di nuovo Cassano Magnago che costruisce un'azione dove nonostante Porio sì, non l'ha vista praticamente, riesce comunque a mettere il porto, però la vince in rete. Poi Iortembo che intanto è entrato in gioco, Pugliese questa volta forza la conclusione, poi Franceschetti riesce a intercettarla, poi non è lucido Bragion e Fovio
nega la rete del meno 4 con Francesco Ancona, che però chiama il time out. Ne approfittiamo di questo time out anche per leggere l'intero quadro della giornata, che vede scendere in campo, oltre a Junior Cassano sotto i nostri occhi, Bolzano-Sassari, forse il match più importante di giornata, nonostante il Bolzano non sia in grande stato di forma. Trieste-Carpi, Merano-Bressanone, questa forse più indicativa tra le posizioni della partita di vertice, e Pressano-Rubiera. Riposerà il Siracusa, mentre è rinviata al 15 dicembre la sfida tra Appiano e Conversano, perché il Conversano è impegnato a Nerba in Norvegia per il ritorno del match valido per il terzo turno di European Cup. L'andata a Conversano, vittoria di due lunghezze, 27-25 per il Conversano, che ora cerca l'impresa che sarebbe importante anche per il movimento della pallamano italiana. Conversano che deve anche recuperare il giorno dell'Immacolata, la partita non disputata in casa contro il Pressano, proprio per questo, per questa andata e ritorno di European Cup. E la classifica che recita alla vigilia di questo incontro: Junior capolista con 17 punti, segue Bressanone con 14, Conversano e Sassari 13, Pressano 11, Merano 10, Appiano e Bolzano 9, Cassano 8, Trieste 6, Carpi 4, Siracusa e Rubiera 2. Cassano che ha ottenuto 4 vittorie su 10 gare disputate, l'ultima proprio sabato scorso in casa contro il Siracusa per 25-16. Un Cassano che è in piena lotta per un piazzamento nelle prime 8, che vuol dire finals di Coppa Italia inizio febbraio, con la sede ancora in via di definizione. Ripreso intanto anche il gioco con Angiolini. Io restiamo da sotto le gambe per Flavio Messina, una magia quasi cestistica da parte di Erli Erstam. Bellissima azione da parte del Junior, realizzata stupendamente da Flavio Messina, il nostro capitano, che non ci tradisce mai, Antonio. No, assolutamente insormontabile. Anche lui, no? Sembra sempre che a fine stagione debba essere l'ultima, poi lo troviamo in prima linea con un impatto importante, nonostante qualche problema fisico, che l'età ovviamente anche per lui non è più non è facile fresco. Far rispettare questi campioni, Antonio. No, assolutamente no. Poi c'è il desiderio di giocare anche nel nuovo palazzetto, no? Che tanto ancora abbraccio alzato del passivo al Cassano, che pasticcia, non trova Dovarti, poi Visentin trova il muro di Bearevic, riprende Mazza, intanto perde palla malamente il Cassano e può attaccare, spingere la Junior con Yortembo, che la scambia velocemente con Yortembo, Angiolini, poi Yortembo si fa male, forse una distorsione, oppure riceve un piccolo pestone. Si accomoda in panchina, al suo posto sta entrando Notarangelo, che non avevamo proprio visto in campo. Notarangelo tra i migliori in assoluto a Sassari, ma come sempre lui è tra i protagonisti principali questa Junior. Intanto anche Grassi in posizione di pivot, speriamo ovviamente che per Yortembo non sia nulla di problematico. Notarangelo, Grassi, Notarangelo, Angiolini, Notarangelo inchioda, serve l'altra parte di Yortembo, ora difende abbastanza bene il Cassano, poi Grassi subisce il fallo ai 7 metri e induce anche all'esclusione temporanea per il 77. Bravo Grassi a lanciarsi in area e a costringere l'avversario a far fallo, quindi conquistare un tiro da 7 metri e di conseguenza anche 2 minuti per il giocatore di Cassano, che non poteva far altro che commettere fallo, Mattia Dorio. Ora Yassam che si porta sui 7 metri, finta il tiro, parata e sulla respinta realizza. Sì, sfortunato questa volta Riva, che aveva ben parato il 7 metri di Yerstam, che poi si è fatto trovare pronto sulla respinta. Tecnico Francesco Ancona in voglia ovviamente a continuare con la difesa intensa, che è stata il plus di questa Junior. Il Cassano sembra anche un po' scoraggiato, abbassa un po' i ritmi. Vediamo 27, poi Kabir, Bassanese, sul fermato da Bearevic.
riprende ancora il gioco il Cassano, braccio alzato del passivo, doppia finta, però Bearic non è tipo da farsi, da cascarci in questo. Bravo Bearic, Antonio, bravo. È stata intelligente come giocata da parte del Pavi Bjørstam, non riesce a tenere in gioco la sfera, che però vedrà ancora la Junior a gestire il possesso palla, avendo toccato la traversa senza deviazioni. Riprende il gioco la Junior pugliese, Notarangelo, Bjørstam, Angiolini, Bjørstam che dopo una finta serve Flavio Messina, che sta facendo anche un po' il Carlo Sperti stasera dal fronte opposto d'attacco. Sperti che sta rifiatando in panca, lasciando il posto a Pugliese in ruolo di ala destra. Junior che allunga a più 8, sì, massimo vantaggio, minuto di gioco. Ora è Cassano Magnago che costruisce un'azione di gioco tentando di scardinare la difesa della Junior, non facilmente superabile. Davide Pugliese ora che chiude con l'aiuto di Grassi. Vediamo ancora di sentire, però ottimo recupero da parte di Notarangelo che impedisce a che Kabir, la palla sì, giunga a Kabir. E ora è Bearic che si accomodare in panca per 2 minuti, anche se Vicentin era, diciamo, scivolato anche dopo la spinta di Bearic. Infatti Bearic si è adirato abbastanza sì, con l'avversario, proprio perché ha accentuato appunto la caduta, pur non avendo commesso un fallo cattivo. Sì, diciamo ha perso aderenza col parquet Vicentin ed è scivolato a terra, facendo sembrare più grave di quello, certo, che è stato poi l'infrazione, sì, che appunto ha dato 2 minuti a Bearic. Mentre Kolec chiama, questa è una cosa abbastanza che non capita spesso, il doppio time out nella prima frazione, sono 3, ricordiamo, i time out a disposizione dei 2 tecnici, però massimo 2 spendibili in una frazione, solitamente se ne conservano 2 per il secondo tempo. Questa volta Kolec ha deciso di giocarseli tutti nella prima frazione, perché ha visto che la partita purtroppo non riesce Cassano a cambiarla, e quindi secondo me ha fatto benissimo a chiamarla, perché sarebbe poi inopportuno andare a chiamare un secondo time out nel secondo tempo quando ormai la partita è decisa. Ora invece potrebbe cercare, qualche speranza c'è ancora, infatti, e cercare appunto di cambiare le sorti della gara. Difficilmente riusciranno a cambiare le sorti della gara, perché è una Junior ben concentrata in difesa, una Junior che non si lascia superare e che sta gestendo la partita in maniera egregia. Antonio, hai detto bene, però ovviamente non ci si può arrendere quando mancano ancora praticamente 36 minuti al termine delle ostilità più altri secondi. Siamo Cassano, infatti, Magnago, orfana di Milano, di Nikocevic, sì, che sì, Milovanovic c'è in panca, però in più per onor di firma che per reale possibilità di impiego, anche per lui pare sia acciaccato il giocatore, per questo sì, Mister Kolec non l'ha rischiato in campo. Sì, nell'intervallo promettiamo di chiarire il dubbio sul numero 27, che al referto a nostra disposizione è la Bruno. Intanto Kabir commette invasione nonostante una buona giocata per smarcare la parte d'attacco del Cassano, cioè, quindi chiariremo se è la Bruno, se è Federico Mazza, che ci risulta con un altro numero, però dovrebbe essere in realtà il numero 27. Ci scusiamo ovviamente con gli amici di Cassano per questa eventuale incomprensione. Mentre ora difende alto, tenendo Bassanese alto, io restiamo con Notarangelo, che però ha spazio per partire come un treno, però questa volta non trova la porta nella sua prima conclusione di serata. E il Cassano che praticamente può gestire ora la sua prima superiorità numerica in attacco, che può attaccare per il meno 7. E la rete del numero 27. Trova spazio sul muro di Notarangelo. Angiolini, Notarangelo,
Jostam che viene accolto nel classico campo attacco e difesa. Poi viene lasciato una sorta di 5-1, poi si schiaccia Bassanese e poi Angiolini che realizza il gol numero 14 per la Junior. Non riesce a ripartire velocemente il Cassano, non una bellissima partita questa, però Bearec intanto è rientrato da due minuti, però comunque dal punto di vista della spettacolarità, però la Junior è in ampio controllo dell'incontro, quindi non è neanche facile, no? Dare spettacolo come può essere una gara equilibrata. Bassanese prova a sedere Kabir che subisce fallo, 9 metri a favore del Cassano, c'è forse da asciugare il parquet. Ma gli arbitri non accordano questa interruzione. Attaccatore colpisce il palo, poi Angiolini sulla respinta, Bearevic, Pugliese, Irstam, palla per Grassi che è il tempo di girarsi, inevitabilmente però trova Riva. Buona la ripartenza della Junior, però questa volta Grassi che si era liberato bene. Grassi, peccato per la conclusione. Sì, diciamo è partito completamente di spalle, quindi ha tirato alla cieca, di fatto è stato bravo Riva ad avanzare di un paio di passi e a schermargli la porta. Resta più 8 il vantaggio della Junior con il Cassano che attacca. Kabir, Bassanese ancora un po', mettete, intanto c'è la spinta commessa da Notarangelo ai danni di Mazza ed è 2 minuti anche di esclusione temporanea per lui. Tre minuti al termine del primo tempo, con la Juno che praticamente finirà con quasi con l'uomo in meno, avrà poi meno di un minuto a disposizione per tornare potenzialmente in perdita numerica. E il Cassano che può approfittarne di questa superiorità, ma non riesce a trovare subito lo spazio con l'ala, braccio alzato del passivo, palla a Kabir, c'è di pivot che questa volta riesce a girarsi e a trovare il gol numero 7, quindi 14-7 il parziale a favore sempre della Junior. Con Carlo Sperti che entra al posto di Fovio, torna in campo, quindi Pugliese si riaccomoda in posizione di terzino. Grassi, Angiolini, Jostam, Pugliese ha un po' di spazio, incrocia con Angiolini che richiama Carlo Sperti che attraversa tutto lo specchio, poi serve Pugliese che cerca un dribbling quasi calcistico, poi riesce a fare, poi lo strike di Angiolini, colpo da bowling che manda al tappeto nuovamente il Cassano Magnago, 15-7. Ma tiro strano ma efficace, bravissimo Angiolini, dove ha pintato il tiro facendo saltare l'avversario e poi concludendo con un tiro quasi rasoterra che il portiere non ha potuto vedere, quindi sono i più difficili nella palla a mano da parare questi tiri. Non vede partire la palla, quindi anche se dovesse vederla è in ritardo. Poi la Dorio dall'altra parte sfrutta un'azione veloce e anche uno spazio dovuto all'inferiorità numerica per trovare il gol numero 8 del Cassano, che perlomeno negli ultimi minuti sta giocando punto a punto con la Junior, che non sta aumentando il gap, invece leggermente più equilibrato rispetto a quanto visto in avvio, che avvio di gara che ha indirizzato praticamente da subito l'incontro alle parti della squadra pugliese. Poi Messina sotto le gambe di Riva trova il gol numero 16, 30 secondi al termine della prima frazione.
ottima realizzazione quella di Messina, Antonio. Sì, sì. Che ha incrociato sul palo del portiere, quindi realizzando un'ottima rete come soltanto i grandi giocatori sanno fare. Certo, c'era tiro franco di fatto per il Cassano, perché si ferma il cronometro. E vedremo se si andrà a riposo sul più 8 per l'1 o sul più 7. Col il numero 27 della formazione varesina, che proverà a trasformare. Ecco, ci riesce, grandissima. Tiro comunque non effettuato in maniera come si dovrebbe, Antonio. Sì, c'è stato il saltello da parte del giocatore, l'arbitro avrebbe dovuto annullare la rete, in questo caso non l'ha fatto. Il giocatore sul tiro franco deve soltanto tirare senza, con un appoggio al suolo, sì. E infatti vabbè, l'arbitro sicuramente ha chiuso un occhio, anche due sicuramente due in questo caso. Va bene, diamo la linea alla regia per questo intervallo, ringraziando Tiziano Di Carlo alla telecamera, con il punteggio di 16-9 per la Junior, gara praticamente in ghiaccio, salvo miracoli sportivi da parte della formazione ospite nella ripresa. Ci aggiorniamo tra qualche minuto per il commento appunto del secondo tempo di Junior Cassano Magnago.
tenere il vantaggio che aveva maturato durante la prima frazione di gioco. Ora il risultato è sul 17-13, mister Ancona ha chiamato i suoi e spero che i ragazzi diano una svolta a questa gara che altrimenti rischia di mettersi davvero in una situazione poco tranquilla. E Junior che costruisce un'azione d'attacco con Yarstam che scarica per Angiolini per Notarangelo, ancora Yarstam incrocia per Franceschetti, Angiolini, Notarangelo che scarica per Davide Pugliese che realizza la rete del 18-13 per la Junior. Ora è Castano Magnago che si porta ancora una volta in avanti e mister Ancona che tenta di farsi sentire dai suoi per cercare di alzare appunto la concentrazione. Ancora Castano Magnago che costruisce un'azione d'attacco, c'è stato un tiro di Mattia Dorio che è finito fuori dallo specchio della porta. Ora è Angiolini che viene appunto fermato da Dorio, tiro di 9 metri per la Junior Fasano. Franceschetti, Yarstam che scarica su Notarangelo per Pugliese, Notarangelo, Yarstam, Angiolini, Yarstam, Notarangelo, Yarstam tenta di organizzare la manovra d'attacco, gran tiro di Angiolini che si spegne sulla traversa e poi a fondo campo. Ora è Cassano Magnago che ripropone un'azione d'attacco. Quando sono trascorsi 10 minuti del secondo tempo con il risultato sul 18-13 per la Junior Fasano. Difende ora la Junior che aveva ritrovato il più 5 e Dorio che trova la rete con Vinci che si era tuffato già dall'altra parte, praticamente l'ha toccata però è finito in porta con il pallone quasi. Poi c'è il brutto intervento di Visentin su Pugliese che era in elevazione. Vediamo se c'era qualche provvedimento da parte dei due arbitri, anche se non ci sembrano dell'avviso, anche se non gli auricolari. Infatti in un primo momento ha lasciato intendere che c'era da prendere un provvedimento disciplinare. Ora cerchiamo di capire un attimino quali sono le decisioni adottate dalla coppia arbitrale, dove c'è stato un fallo che ha costretto Pugliese speriamo non sia nulla di grave lo vediamo alzarsi Davide. E sono i 2 minuti scusate temporanee, diciamo, ci sono le scuse da parte di Dorio a Pugliese, c'era sembrato effettivamente abbastanza irruento l'intervento, anche pericoloso perché era in elevazione, no Pugliese? Ora deve restare 3 attacchi fuori Oronzo. Pugliese perché è stato richiamato, certo, l'intervento del certo. Deve uscire. No, ma c'è stata la sanzione, quindi quando c'è la sanzione Antonio non c'è l'obbligo, pur essendoci essendo entrato in campo appunto per prestare soccorsi, la sanzione appunto disciplinare annulla il discorso dei 3 attacchi. Spiegato anche ai cronometristi, quindi annullato, che avevano già posizionato di fatto il limite del infatti. E c'è stato questo piccolo disguido in quanto in un primo momento gli arbitri non avevano concesso la sanzione. Tanto passi i commessi infrazione di passi in questo piuttosto caso fischiato, non capisco perché il giocatore era fermo, però l'arbitro sicuramente è posizionato meglio di noi, ha valutato più di 3 secondi praticamente con la sfera tra le mani. Anche se
comunque sta di fatto che è una defiance della Junior che ora rischia di subire il gol del meno 3 da parte del Cassano Magnago. ...18-14 il punteggio all'undicesimo minuto. Uomo in meno per il Cassano che ora è anche sotto passivo. Vediamo Vicentin, prova a cercare uno spazio, subisce fallo, deve andare alla conclusione il Cassano che ha perso la sua bocca da fuoco, la Bruna, e ora perde il possesso palla il Cassano, ha interrotto i passaggi possibili, terminato. Angiolini, Jörstam, serve Pugliese dall'altra parte che sfruttando l'uomo in più trova la rete numero 19 per la Junior che torna appunto sul più 5 quando sono 12 minuti di gioco qui nella palestra Ziz. Attacca il Cassano ora nuovamente con la porta sguarnita, prova a cercare con questa lunga serie di incroci qualche varco, ora rischia di commettere le parti, poi Bassanese difficoltà di controllo della sfera, terminano un po' tutti a terra nel proseguo dell'azione, ma c'è il 9 metri a favore del Cassano, c'è anche il braccio alzato del passivo, la tocca. E poi c'è la rete di Vicentin con Vinci, inefficace questa volta, ha lasciato scoperto il primo palo, sì, cosa che non deve mai fare il portiere, altrimenti in vita nozze appunto, soprattutto l'ala. Quando c'è il tiro d'angolo zero, praticamente è l'unico punto visibile, mentre Jörstam non trova dall'altra parte il gol con questa conclusione, e il Cassano che ora può attaccare nuovamente per il meno 3, abbiamo visto anche Salvati in campo tra le file della formazione ospite. Kolec che si accarezza il capo, forse perché rischia di perdere un altro uomo, vediamo che resta alle spalle della panchina Decio, con Vicentino ora in posizione di ala destra e Salvati qui in posizione di terzino destro, prova la conclusione Dorio che è rientrato dalle scuse temporanee, para Vinci, Angiolini chiama in causa Jörstam, Angiolini che sbaglia tutto servendo Vicentini contro Daniele Vinci, e c'è il meno 3 del Cassano. Ancora un break per gli ospiti che quindi si fanno sotto sempre più in maniera più importante. Risultato sul 19-16 per la Junior Fasano che costruisce una nuova azione d'attacco con Jörstam che scarica su Davide Pugliese per Davide Notarangelo che subisce la spinta di Vicentini, sì, che... e quindi tiro da 7 metri per la Junior Fasano. Vediamo Sperti ora che deve sbloccarsi, no? Dopo una casella zero anomala per lui, quindi Sperti contro Riva. C'è il gol di Sperti, numero 20 per la Junior, con un parziale nella ripresa che vede praticamente un 4-7 a favore degli ospiti. Il Cassano che ora vuole tornare nuovamente a ridosso della Junior, con Kolec che si gira verso la panca, non è a disposizione molte armi, praticamente anche Mazza assente di fatto dall'incontro. Notarangelo, serve Pugliese che poi viene fermato da un
da tre uomini insieme. Spazzoloni in campo. Riprende il gioco con la Junior Fasano ancora in attacco, dove Yassam costruisce per Notarangelo, scarica poi su Davide Pugliese, Carlo Sperti, Pugliese, Yassam, Sperti per Notarangelo, Pugliese, tiro in elevazione di Yassam che porta il risultato sul 21-16 in favore della Junior. Si torna più 5 la Junior, quindi un mini break. Importante per la Juno in questa fase di ricacciare indietro il Cassano. Sì, purtroppo che con c'è coraggio stato si era fatto sotto, no? Un calo di concentrazione da parte della Junior che ha fatto sì appunto che Cassano Magnago tornasse, si facesse sotto. Ora però pare che la Junior abbia ripreso le redini della gara e quindi finalmente può esprimere il gioco che ha espresso durante la prima frazione di gioco. Ora gioco fermo perché il pallone è bagnato, quindi riprende in questo momento con Daniele Vinci su Yassam che scarica per Notarangelo. Junior in fase d'attacco per cercare di allungare Carlo Sperti, Yassam, Notarangelo, Pugliese, Yassam che incrocia per Franceschetti. Ancora una volta Notarangelo per Pugliese che scarica ancora su Notarangelo. Parato il portiere, il tiro di Notarangelo dal portiere, tiro di 9 metri per la Junior e Franceschetti che passa per Yassam. Carlo Sperti che incrocia, uno contro uno di Carlo Sperti che subisce fallo, tiro da 9 metri. Ora è Kolek, l'allenatore del Cassano Magnago, che cerca di farsi sentire dai suoi, ma con la Junior in attacco che realizza con tiro di Franceschetti che ha subito fallo, ma nonostante ciò è riuscito a realizzare, portando il risultato sul più 6 a favore della Junior. Lungo il colloquio tra l'arbitro e Dorio, non abbiamo capito cosa si sono detti, ma ora è Kolek che chiede il time out e l'arbitro ferma il gioco. Sì, hanno qualcosa da dirsi anche le due panchine, non abbiamo capito cosa sta succedendo. In pratica è mister Ancona che chiede i due minuti. Sì, perché appunto no, era un fallo. Pensavo che fossero stati dati i due minuti. Ma l'arbitro in un primo momento pareva dovesse dare i due minuti, poi però ha interrotto il gioco, ha fatto pulire il parquet, non ha più sanzionato il giocatore e quindi è questo che reclamava l'allenatore della Junior. Sì, no, in realtà poi non c'era stato, infatti si chiariscono prontamente le tre parti in gioco, che era una semplice incomprensione, sembrava appunto indicare questa esclusione l'atteggiamento degli arbitri, che non c'è stata, quindi nessuna irregolarità. Partita abbastanza strana questo secondo tempo, Antonio, un calo di concentrazione da parte un po' di tutti. Ne è venuta fuori una seconda frazione di gioco poco spettacolare che la Junior comunque si appresta a chiudere, speriamo in maniera positiva, quando mancano poco meno di 12 minuti. Risultato ancora sul 22-16. Ora è Cassano Magnago che riprende il gioco in quanto è stato chiesto un time out dal proprio allenatore Davide Kolek.
ancora Cassano Magnago in attacco, dove Salvati scarica per Visentin. Bassanese, ancora Bassanese che riceve e scarica da, per Visentin, che scarica ancora su Bassanese. Visentin, i due si scambiano spesso la palla. C'è stato un tentativo di appoggio al pivot che però non è andato a buon fine. Tiro da 9 metri per Cassano Magnago, in quanto c'è stato un fallo di piede involontario. Riprende il gioco dopo una breve pausa per appunto asciugare il parquet. Ancora Cassano Magnago in attacco. E c'è stato un gran tiro da parte di Visentin, che ha realizzato la rete del 22-17. 22-17. Sì. Ieri sta un'altra parte, sbaglia anche ieri, stiamo oggi non certamente nella sua miglior partita in maglia biancazzurra. Sì, Antonio, ho visto una Junior primo tempo abbastanza concentrata nella prima metà del primo tempo. Già dalla seconda metà del primo tempo una Junior che ha tirato i remi in barca e forse già con la testa al derby della prossima settimana, dove il Fasano affronterà il Conversano in una partita difficilissima, il derby pugliese. È ancora Cassano Magnago che costruisce con Dorio, che viene fermato da Yarstam. Kabir che si appresta a battere un tiro da 9 metri. Visentin. Grande parata di Daniele Vinci, che impedisce a Bassanese di realizzare la rete numero 18. E Junior che si porta in avanti con Davide Notarangelo, che incrocia con Davide Pugliese per Yarstam. Gran tiro di Yarstam che finalmente realizza la rete. E possiamo dire, Antonio, la prima azione spettacolare di questa seconda frazione di gioco. Sì, finalmente la Junior fa vedere le sue potenzialità, che erano mancate praticamente nei primi 20 minuti di ripresa. Una bella finestra temporale. Abbiamo detto nel primo tempo che la Junior viaggiava su un ritmo quasi da 40 reti, e il fatto che sia ferma a 23 è proprio indice di questo piantarsi, no? Rispetto a quanto fatto nel primo tempo. Ancora Cassano Magnago in attacco, viene fermato da Bassanese, da Davide Pugliese. Ancora Bassanese per Dorio, che perde la palla, recupera Davide Pugliese che si porta in avanti e realizza, facendo passare il portiere, la palla tra le gambe del portiere. Risultato sul 24-17 per la Junior, quando ancora una volta Cassano Magnago si porta in avanti per cercare di ridurre e si rimette a distanza di sicurezza. Più 7, ricordiamo, più 8 era stato il massimo vantaggio raggiunto nel corso della prima frazione dalla Junior, e ora Franceschetti aveva rubato palla, poi c'è una fischiata arbitrale. Non sappiamo cosa abbia fischiato l'arbitro, però sì, sicuramente posizionato meglio di noi avrà visto meglio. Ancora una volta in avanti Cassano Magnago. Stanno punendo molto queste spinte, anche giustamente. Tiro da 9 metri per Cassano Magnago. Quando mancano meno di 9 minuti alla conclusione della gara, sul risultato di 24-17 per la Junior. E Kabir che scarica per Bassanese, Bassanese per Visentin. Fallo di sfondamento rilevato dall'arbitro, quindi tiro di punizione per la Junior. E Daniele Vinci che batte per Davide Pugliese. Notarangelo
Jarlstam, ancora Notarangelo, Jarlstam, pugliese, Notarangelo, pugliese che incrocia per Sperti che scarica su Jarlstam, Jarlstam che incrocia con Pinto, Pinto per Notarangelo, gran tiro di Davide Pugliese intercettato dal portiere Cassano Magnago che riparte. E Dorio che passa a Bassanese per Salvati. Ancora Bassanese, Salvati, Bassanese. Tiro di Dorio che si spegne sul palo. Il gioco riprende con una rimessa da parte di Daniele Vinci. Notarangelo. Pugliese. Jarlstam. Sperti. Ancora Jarlstam. Pugliese che cerca di organizzare il gioco. E ancora Sperti che taglia. Scarica su Jarlstam che passa Pinto, Pinto, Pugliese, Notarangelo, Jarlstam, uno contro uno di Jarlstam, tiro di Davide Pugliese che torna. Realizza la rete del 25-17 per la Juno, velocissimo Cassano che si porta in avanti realizzando con Bassanese e portando il risultato appunto sul 25-18 per la Juno. Azioni così veloci se ne sono viste pochissime nel secondo sì. tempo. Sì, praticamente forse la seconda questa da parte del Cassano, la Junior invece è abbastanza statica nella ripresa. Ancora Taraggio che prova un bis quanto visto prima, però questa volta è ancora più efficace, che già prima di fatto va neutralizzato, è stato sfortunato per la palla che è oltrepassato di poco la linea. Ma sì, anche prima Riva aveva intercettato, solo che la palla aveva oltrepassato la linea di porta, quindi l'arbitro ha assegnato la rete. Ancora Cassano Magnago in avanti con Dorio per Bassanese. Kabir fermato da Bearevic, Salvati, Kabir, Salvati, incrocia per Dorio, Dorio per Bassanese, tiro di Bassanese che realizza la rete del 25-19. Junior si riporta in avanti con Notarangelo per Jarlstam, Jarlstam scarica ancora per Notarangelo, per Angiolini, Notarangelo, Jarlstam. Junior che rallenta per costruire una nuova azione di gioco, Jarlstam tenta di chiamare lo schema, Jarlstam per Angiolini, ancora Jarlstam, Davide Notarangelo e Filippo Angiolini che scarica per Jarlstam, tiro da 7 metri per una difesa in aria da parte di Salvati su Davide Notarangelo, si porta sui 7 metri Carlo Sperti. Quest'oggi, non è la serata di Sperti. Quest'oggi sfortunatissimo Carlo. Vabbè Carlo, Antonio, non sono queste le partite. Sì, importante che sabato sia lui. E sono certo che farà bene sabato contro la sua ex squadra. Carlo è una sicurezza per la Junior Fasano e sicuramente si farà valere nella partita di sabato prossimo. Ora è ancora Cassano Magnago che costruisce un'azione d'attacco con Vicentin per Bassanese. Salvati, uno contro uno di Salvati che realizza portando il risultato sul 25-20 quando mancano poco più di 3 minuti alla fine della gara. Jarlstam, sì, diciamo, Notarangelo. Non è in discussione la vittoria, però comunque c'è da riflettere su questo blackout. Un'intera frazione.
No, sì, Antonio, c'è stato un calo di concentrazione da parte di tutta la squadra della Junior Fasano. Ecco, magistralmente ora ci ha smentito Angiolini, che ha realizzato una magnifica rete dopo aver superato il suo avversario con un velocissimo 1-1. Ora è Davide Pugliese che ferma Bassanese, riprende il gioco con un tiro da 9 metri per Cassano Magnago, Bassanese ancora per Vicentin, Bassanese Salvati, Salvati ancora per Bassanese, Bassanese che non trova sbocco perché la Junior chiude ogni spazio, passaggio da parte di Bassanese su Kabir che non riesce a bloccare la palla, interviene Davide Pugliese mettendo la palla in fallo laterale, riprende il gioco con Cassano Magnago, Bassanese, Salvati, bella rete, Salvati questa, che realizza una rete portando il risultato sul 26-21. Ora è ancora Junior in attacco. Antonio, la gara si ormai è ormai il risultato deciso di questa gara. Sì, ormai in ghiaccio, il risultato non ha nulla da, non può cambiare praticamente più nulla di fatto. Però non deve sicuramente imparare la Junior a tenere alta concentrazione per 60 minuti, perché altre squadre non avrebbero perdonato, no, questo calo. È anche vero che magari con altre squadre non ci sarebbe stato questo calo, però sì, diciamo che la Junior non ha mantenuto lo stesso ritmo iniziale, quindi questo ha fatto sì che la gara giungesse al termine, diciamo, con il risultato, non dico in bilico, però con un piccolo distacco, con una squadra magari. È anche Yassam che realizza la rete del più 6 per la Junior quando manca un minuto alla fine della gara. Dicevo, con una squadra magari che avrebbe dato più pensiero alla Junior, sicuramente non ci sarebbe stato questo calo di concentrazione. Sì, ne sono certo. Ci sta, anch'io. Antonio, ci sta, perché non si può avere per tutto l'arco del campionato alta la concentrazione, soprattutto quando poi si è in prospettiva di incontri dove devi dare il massimo. E sono incontri che alla fine decidono le sorti del campionato. Comunque Junior che resterà con un margine importante in vetta al campionato e quindi resterà al derby anche con grande tranquillità. Ora Notarangelo si invola contro Riva e fa la rete numero 28 del match, che pensiamo chiuderà lo score 6 secondi al termine della contesa, che non c'ha intenzione, non ha intenzione il Cassano di accelerare. Infatti termina così con il punteggio di 28-21 l'incontro. Abbiamo già di fatto commentato quello che è accaduto in fase di cronaca diretta. Un breve flash sul migliore in campo per te, Ronzo. Oggi mi è piaciuto tantissimo Davide Pugliese, ha iniziato alla grande come ha fatto tutta la squadra, poi c'è stato un calo, ripeto, di tutta la squadra e quindi anche Davide non si è espresso più agli stessi ritmi con cui aveva iniziato. Comunque ci sta, alla fine la Junior ha portato a casa il risultato che voleva, e cioè la vittoria. Un Cassano Magnago rimaneggiato e che comunque non ha dato quello che può. Sì, intanto intervista il Cassano Magnago, probabilmente segnaliamo fin quando è stato in campo la Bruna come il migliore dei suoi, insieme anche a Riva che ha fatto il suo compito abbastanza egregiamente, soprattutto contro Carlo Sperti. Non resta che darvi appuntamento con il Peña e la Junior a sabato prossimo alle 19, il derby del Pra San Giacomo contro il Conversano. Tra le mura amiche invece ci vediamo fra due settimane, quando aggiungerà il Bressanone nell'ultima gara del girone d'andata prima delle vacanze natalizie. Grazie ancora per averci seguito e buona sera a tutti. Una buona serata a tutti i telespettatori.